Cospargi tutto il tuo corpo di crema. Meg, per fortuna ti ho trovata. Ricordi la tessera del supermercato che ti ho prestato? Potresti mandarmela quassù. Amico, non è necessario avere la tessera. Devi soltanto dargli il tuo numero di telefono. Sul serio? Ti ringrazio, amico. Ehi, Meg, mi piace il tuo ragazzo. Tutti hanno un'anima gemella, eh? Divertitevi, ragazzi. Oh no, la mia berretta taglia calorie. Per favore, chiama i vigili del fuoco, sono bloccato qui. Ehi, tesoro, vuoi del sale per la bistecca? Sì, grazie. Ti ho fregato, hai la bistecca piena di sale! Tra le principali notizie, il lago di Koag è di nuovo pulito grazie agli sforzi della neoeletta sindaco Lois Griffin. Diamo la linea alla reporter asiatica Trisha Takenawa per il suo punto di vista sulla storia. Grazie, Tom. Gli abitanti di Koag sono finalmente tornati a godere del loro lago. E ora ascoltiamo le loro reazioni. Signore, come si sente a riavere il lago pulito? Beh, le dirò, Trisha, come residente di Koag sono molto orgoglioso della mia città e di quanto è stato fatto per renderla più aperta al turismo. E se si guarda intorno, presto vedrà tornare anche la fauna selvatica. Sa, manca da molto tempo in questi luoghi e credo che prolifererà. Beh, non disponiamo di indizi rilevanti, ma questo non ha mai rappresentato un ostacolo per noi. Non ci sono altri poliziotti, ma una cosa è certa, che il ragazzo è stato assassinato. Assassinato? Chi potrebbe volere la morte di un campeggiatore? Non guardate me, sono qui solo per lasciare mio figlio. Justin? Justin, così mi metti in difficoltà. Papà, mi dispiace di averti rotto tutte le costole, spappolato la milza e perforato il polmone. Io non so se adesso puoi sentirmi, ma spero che tu sappia che ti voglio bene. Peter, vieni più vicino. C'è qualcosa che devo dirti. Sono qui, papà. Che cosa c'è? Peter, sei un grasso alcolizzato e puzzolente. Oh, cacchio, no, è morto! Non può essere morto! Ci deve essere qualcosa che posso fare! Lo seppellirò nel cimitero degli animali. Ok, lo seppellisco in un cimitero normale. Sai, ti devo rivelare un segreto. Di che si tratta? Vieni un po' più vicino. Vedo degli ottimi piatti a un prezzo competitivo. Sì? Non lo so. Non lo so. Oh, hai visto? Ross e Rachel sono tornati insieme. Era una fesseria. Successo? Stewie, che fai lì davanti? Sono tra di noi. Chi sono? Quelli della tele. Cosa? Hanno fatto uno spin-off, lui fa ancora la parte di Joy, però non la fa molto bene. Ora, è vero o no che lei ha detto al mio cliente Carter Pietersmith che Brian è una minaccia per la società e che non gli si dovrebbe mai permettere di vedere i suoi figli? Ok, Quagmire, si è addormentato. Allora, quando fai la cacca in sogno, la fai veramente. Tre minuti alla distanza minima di sicurezza.
Fermi. Dove credete di andare? Pensate davvero di poter volare via? Siete pazzi. A me piace mangiare gli esseri degli altri pianeti, soprattutto voi. Mi piace mangiarti con la mia piccola bocca. Adesso rientra nella mia bocca, piccolino. Voglio giocare anch'io. Torna dentro, giuro che ti chiamo quando inizierò a mangiarli.